un'esperienza bellissima perché ti arricchita culturalmente e hai imparato nuove cose. E poi è interessato molto. L'esperimento che mi è interessato più a me sono le due sfere metalliche caricate una negativamente e un'altra positivamente, che poggiate fra loro formano una scossa, un fulmine formano. Formando un fulmine, e così è come abbiamo visto nell'atmosfera. È stato molto interessante. L'esperimento che mi è piaciuto di più è stato quello dei colori della luce, che se metti un reticolo sopra la lampadina normale si vedono tutti i colori dell'arcobaleno. Se lo metti sulla lampadina a LED si vedono soltanto tre colori, il rosso, il blu e il verde, e invece se lo metti su un laser si vede soltanto il... molto interessante e mi ha arricchito culturalmente. Anche vedere le varie reazioni degli esperimenti mi è interessato moltissimo. Qual è l'esperimento che ti ha più colpito? Matteo, com'è stata l'esperienza di questa mattinata per te? Per me è stata molto interessante, sono rimasto anche molto colpito perché a quello che vedevo quasi non riuscivo a credere. Quindi è stata un'esperienza davvero molto interessante. E qual è l'esperimento che ti ha più colpito? L'esperimento che mi ha più colpito è l'esperimento in cui col calore del corpo, che è una forma di energia, abbiamo messo in movimento una rotella. E abbiamo trasformato l'energia termica in energia meccanica.
insegnare per lei è normale, ma questa volta i ragazzi erano più giovani del solito. 100 studenti dell'Istituto Comprensivo di San Fili, provincia di Cosenza, in occasione della settimana della cultura scientifica, hanno avuto una docente d'eccezione, l'astrofisica dell'Unical, Sandra Savaglio. Spero, insomma, che i ragazzi abbiano visto quanto è bello guardare lo spazio. Ci sono cose pericolose, ma sono anche molto belle. La cometa è bellissima da guardare. Ho capito molte cose in questo mondo dello spazio che ci fa sognare ogni volta che lo studiamo. La scuola deve fare il suo, deve dare la possibilità ai ragazzi di aprirsi verso queste discipline appassionandoli. L'applauso più intenso quando Savaglio ha spiegato, rispondendo alla domanda di un ragazzo, la sua scelta di rientrare in Calabria dopo gli anni di lavoro e ricerca all'estero, dagli Stati Uniti alla Germania. Non tornare indietro, cioè, quali sono le difficoltà per la ricerca in Italia e in Calabria? Mancanza di, cioè, sono tante, però sicuramente mancanza di fondi, un sistema burocratico troppo pesante e la corruzione che ha un effetto su tutto, anche sulla ricerca universitaria, e il fatto che la gente è costretta ad andare via. Micaela, è stato un modo diverso di fare scuola oggi? Sì, è stato un modo diverso perché prima di tutto siamo usciti fuori all'aria aperta, e anche perché abbiamo potuto vedere i ragazzi delle scuole medie e i loro esperimenti e anche quelli dei nostri compagni di terza e di quarta. Ci siamo divertiti quando abbiamo provato gli esperimenti in classe. Spero che quando sarò più grande si ripeteranno queste occasioni, perché è stata davvero una bella esperienza. Samuel, pensi che nel tempo ricorderai questa giornata? Sì, credo di sì, perché prima cosa di tutto è stata un'esperienza per stare con i compagni, per stare insieme e anche per vedere gli esperimenti che hanno fatto gli altri. È stato anche molto bello perché abbiamo visto anche quelli della scuola secondaria di primo grado, che ha fatto anche degli esperimenti molto belli
pure io l'ho potuto vedere e spero anche di farli perché sono stati molto interessanti. Signor Tenuta, un giudizio in merito alle manifestazioni che si sono tenute per la settimana della scienza, appena conclusa. È stata un'esperienza bellissima alla quale ho partecipato pure io e con mia figlia. E sono esperienze che i piccoli devono fare. Quindi approva in pieno queste sorte di iniziativa per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola? Sì, sicuramente. Buongiorno, buongiorno signora. Cortesemente un giudizio in merito alle iniziative condotte per la settimana della scienza appena conclusa. Quindi io l'ho trovato molto interessante perché i bambini, per quanto ho visto, sono stati coinvolti in queste attività e veramente hanno imparato. Per esempio la mia bambina di 8 anni tutti i giorni veniva, era molto interessata a fare questi esperimenti che poi sono stati ripetuti diciamo, collettivamente. E quindi hanno, cioè, quello che ho trovato è che si sono stati molto curiosi di imparare di queste, no, diciamo, attività. E l'ho trovato che è un'attività che bisogna ripetere. Quindi un'esperienza positiva. Altamente positiva da ripetere per il futuro. Sicuramente. Sì. Grazie, grazie a lei. Secondo lei com'è stata questa esperienza di oggi? Io direi un'esperienza veramente valida e positiva perché i ragazzi, cioè c'erano le varie classi che facevano le dimostrazioni degli esperimenti scientifici fatti nel corso dell'anno. Quindi hanno reso partecipe anche i loro genitori. Alcuni di questi esperimenti sono stati preparati a casa insieme e hanno collaborato i genitori perché volevano anche loro che riuscissero al meglio. Per cui ho colto proprio questa partecipazione dei genitori nel far sì che questi esperimenti che in parte avevano preparato loro aiutando i figli riuscissero e quindi erano molto contenti. Quando invece viene versata la natura di iodio, questi interrompono.
diversa dalla nostra quotidianità. Ci siamo divertiti a fare degli esperimenti attraverso i metodi scientifici, aiutati dalla sicurezza dei professori preparati, e abbiamo scoperto attraverso questi esperimenti le diverse cose che si possono fare con la scienza, perché secondo il mio punto di vista la scienza evoluziona e ricerca nel tempo. E quindi ci siamo divertiti, abbiamo scoperto e abbiamo appunto approfondito dei concetti che abbiamo studiato precedentemente in modo teorico. Quindi un'esperienza altamente significativa? Sì. Va bene, buongiorno. Grazie. Una considerazione in merito alle iniziative condotte nella settimana della scienza appena conclusa. Allora, questa settimana della scienza è stata una non delle solite settimane, è stata una settimana diversa. E ogni volta che studiamo questi esperimenti ci fanno appassionare ogni volta di più. È stata una bella esperienza sperimentare con i nostri compagni e specialmente spiegare in paese tutte le cose che abbiamo potuto realizzare con il metodo scientifico e altro. È stata una bella esperienza. Quindi ritieni che un'esperienza di questo genere si possa benissimo riprodurre in seguito e ci sia stato il consenso da parte dei genitori? Sì, sì, perché è stata davvero una bella esperienza. Grazie. Grazie molto alla dirigente per averci fatto partecipare alla settimana della scienza, perché siamo divertiti molto a sperimentare molte cose nei laboratori con i nostri compagni e con i docenti. Siamo divertiti molto e ci è piaciuta molto. Speriamo di farla di nuovo questa bellissima esperienza e la ringrazio moltissimo. Quindi un nuovo modo di fare scuola fuori dalle tradizionali aule scolastiche, non è così? Sì. Va bene, grazie. Buongiorno, un giudizio in merito alle attività condotte per questa settimana della scienza appena conclusasi. È stata una settimana bellissima. Ringraziamo anche la parte di tutte le altre classi, la dirigente, l'università che ci ha proposto anche alcuni esperimenti fatti da loro, ma anche tutti i docenti di tutte le classi, perché ci hanno permesso di fare una manifestazione stupenda e ampliare la conoscenza. Siamo stati in piazza, è stata un'esperienza bellissima e spero che la faremo anche l'anno prossimo e in seguito. Quindi un'esperienza altamente significativa? Sì, è stata bellissima. Grazie. Thank you.
due vocabolari. Allora, il procedimento è: dobbiamo mettere copertina e copertina e poi dobbiamo unire le pagine. Dopo un po' vediamo che per staccare le pagine non ci riusciamo. Perché? Perché la forza di attivo tra le pagine. Vabbè. Signora, cosa pensa di questa attività che abbiamo fatto a scuola? Questa attività è stata una bellissima manifestazione, molto molto educativa anche nei confronti dei nostri figli. Congratulazioni prima alle maestre e poi a questi bambini favolosi. Sono stati bravissimi perché loro cercano, anche attraverso queste cose, loro imparano, quindi sono molto... È un modo diverso di fare scuola, vero? Sì, 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 anzi è un modo proprio bellissimo di fare scuola, così i nostri figli sono molto, sono coinvolti e quindi sono bravissimi. Maestro, grazie. Lio, cosa pensa di questa attività svolta durante la settimana della cultura scientifica nella nostra scuola? È stata una giornata molto bella, interessante, e dal punto di vista didattico coinvolge molto i bambini, perché sono, come dire, loro imparano anche giocando, facendo queste attività sono molto coinvolti e sono attività che rimangono anche molto interessanti, perché si fa anche attraverso la pratica. E quindi siamo molto contenti, anche i genitori. Secondo lei è stato coinvolgente anche il momento della preparazione nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti? Perché è una cosa che i bambini chiedevano spesso di fare, e quando facevamo delle proposte del genere, loro erano molto interessati, partecipavano con molto interesse, e secondo me è una cosa che vorranno fare anche l'anno prossimo. Grazie.
cos'è la meridiana? La meridiana, detta anche orologio solare, è un sistema di misura del tempo che si basa sulla posizione del sole. Ha origini molto antiche che risalgono al Neolitico ed è formata da un'asta chiamata gnomone, che colpita dal sole proietta la sua ombra su una superficie orizzontale o verticale chiamata quadrante. Quando l'ombra del nostro gnomone segnerà le 12, quella sarà l'ora vera locale. In altre parole, a San Vincenzo sarà un mezzogiorno. In altre parole, quello sarà l'istante in quale il sole si troverà sul meridiano di San Vincenzo. Il nostro orologio da bordo, l'orologio che portiamo al polso, indicherà proprio sempre con la stessa ora, ma con un certo scatto. E sapete perché? Perché l'ora del nostro orologio da bordo è un'ora convenzionale. La Terra, infatti, per motivi di stabilità, è stata divisa in 24 spizi, uno per ogni ora, e ogni spizio comprende 15 meridiani, nei quali l'orologio segna la stessa ora. Trattandosi di un'ora convenzionale, l'ora vera di San Vincenzo non corrisponde all'ora vera di un'altra località. Pensate che quando ormai è mezzogiorno, a Venezia sono le 12:37. Perciò, quando la nostra meridiana e il San Vincenzo sono le 10, l'orologio del telefonino segna che sono le 10. Settimana della scienza abbiamo deciso di realizzare un modellino di vulcano. Abbiamo avvolto dei fogli di giornale attorno a un tubo di gomma, fermando il tutto con dello scotch e della colla. In questo modo abbiamo costruito il cono vulcanico e l'abbiamo colorato. Poi abbiamo collegato la parte terminale del tubo a una bottiglia dove metteremo i reagenti necessari per la simulazione dell'eruzione vulcanica. Bicarbonato di sodio, aceto e colorante rosso pralimento. Come è noto, il vulcano è una frattura della crosta terrestre da cui fuoriesce magma, ossia materiale rocciosi fuso incandescenti presente al di sotto della crosta terrestre. Nella struttura di un vulcano distinguiamo il cono vulcanico, che si è formato in seguito alla solidificazione dei materiali fuoriusciti, la camera magmatica osservatorio, che si trova in profondità, il camino, che è la zona di risalita del magma, e il cratere. A seconda che il magma sia più viscoso o meno viscoso, cioè più o meno ricco di silice, l'eruzione si svolgerà con modalità differenti. Nel primo caso, la massa fusa densa, ostacolando la fuoriuscita dei gas, darà luogo a un'eruzione esplosiva. Nel secondo caso, il magma fluido fuoriesce tranquillo e darà luogo a un'eruzione effusiva. Perciò si possono avere diversi tipi di vulcani, i coni di cenere o vulcani a scudo come quelli hawaiani, gli stratovulcani come quelli italiani e i vulcani lineari di tipo islandese. Ora poniamo nella bottiglia l'aceto, il bicarbonato e il colorante. Per comodità noi l'abbiamo già posto. Posso agita il sedimento di bicarbonato. In qualità di rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, come le sono sembrate le attività programmate dal nostro istituto in occasione della settimana della cultura scientifica? Ma questa è una manifestazione, una settimana importante, perché dimostra la vastità della gamma dell'azione e delle attività formative dell'Istituto Comprensivo e della qualità degli insegnanti e di tutto l'apparato scolastico. Buongiorno, siamo in presenza del Presidente del Consiglio d'Istituto, nonché genitore, al quale vogliamo sottoporre una sua considerazione in merito alle manifestazioni indette per la Settimana della Scienza. Allora, buongiorno a tutti. Ringraziamenti al dirigente scolastico e ai professori che si
si dedicano con tutta la loro passione ai nostri alunni e a queste iniziative che variano da quello che era il metodo scolastico di 10 anni fa. Oggi la scuola ha aggiunto con queste nuove iniziative, con questi nuovi metodi di studio, cerca di rendere partecipi direttamente l'alunno, direttamente nel metodo, nelle tecniche, far partecipare l'alunno. Sono delle bellissime iniziative, ne faremo delle altre. Cercheremo di stare al passo con i tempi, sia con la tecnologia che con questi metodi. Buonasera, siamo in presenza della dottoressa Laura David, presidente del Consiglio Comunale di San Fili, alla quale vogliamo sottoporre un giudizio in merito alle manifestazioni della Settimana della Scienza. Buonasera, allora. Cosa dire, è stata una settimana questa piena di eventi in cui i protagonisti sono stati i nostri alunni dell'Istituto Comprensivo di San Fili. Tanti eventi che li ha visti partecipi inizialmente nella preparazione dell'orto botanico, poi ancora in attività sperimentali condotte con l'aiuto dei docenti dell'UNICAL, e inoltre hanno seguito anche una lezione magistrale in presenza della professoressa Savaglio, la cui presenza non ha fatto che incuriosire l'evento. E per terminare li abbiamo visti in attività sperimentali condotte in piazza, dove proprio i nostri ragazzi erano diventati piccoli scienziati che conducevano questi piccoli esperimenti di laboratorio. E noi come amministrazione comunale non possiamo che fare un elogio alla scuola, perché abbiamo visto vivo il territorio e partecipe la gente. Quanto si risponde a questo non può essere che un risultato positivo. Quindi un tante grazie al corpo docente che si è impegnato e ha formato questi nostri ragazzi per questo importante evento. Un grazie doveroso al dirigente scolastico, alla professoressa Angela Corso, nell'aver realizzato questo grande evento formativo. La ringrazio, dottoressa, grazie. Buongiorno, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, qual è la sua impressione riguardo le attività che il nostro istituto ha messo in campo in questa settimana della cultura scientifica? Allora, innanzitutto io ringrazio la preside perché ha voluto aprire la scuola al territorio, quindi quando i ragazzi sono in piazza così come oggi a far vedere quello che apprendono è secondo me una cosa molto importante sia per loro sia per le famiglie, che così se ce ne dovesse essere bisogno una volta in più hanno la conferma che a scuola effettivamente i loro ragazzi sono ben seguiti e imparano molte cose tra appunto le più varie. La scienza è forse una delle materie più difficili perché è ampia, perché tratta le varie fasi anche della natura vegetale, della natura animale, quindi è una disciplina molto complicata se vogliamo, però da quello che abbiamo visto oggi devo dire che i ragazzi l'hanno appresa, l'hanno capita e l'hanno saputa anche spiegare, il che non è facile, e quindi credo che delle giornate come queste siano molto importanti e spero che ce ne siano poi altre anche in futuro. Grazie. A voi.